Per gli antichi era un dio. Per noi è la centrale termica del Sistema Solare, un colosso incandescente che genera luce, calore e vita. La storia del Sole ha inizio oltre 5 miliardi di anni fa. Una stella gigante rossa sta morendo. Esplode come una supernova e l'onda d'urto si propaga nello spazio in forma di una nube di idrogeno. La nube poi collassa, formando anelli di materia gassosa e di polveri. Al centro si accende una fornace nucleare. Il Sole è nato. E con esso anche i 9 pianeti del Sistema Solare. L'impero del Sole è come una bolla. È chiamata eliosfera. Dentro di essa il Sole regna supremo. Fuori c'è lo spazio interstellare. Infatti, il Sole è una stella e come tale è un serbatoio di energia. Riscalda e illumina il nostro mondo e quasi tutte le nostre forme di vita dipendono da esso. L'energia che noi ricaviamo dai combustibili fossili non è altro che luce solare immagazzinata, energia che nutrì le piante milioni di anni fa. Com'è fatta esattamente la nostra stella, il Sole? Nella profondità del suo nucleo, a 15 milioni di gradi centigradi, è un reattore nucleare che trasforma idrogeno in elio. Ogni secondo il Sole perde 4 milioni di tonnellate di massa, che viene rilasciata nello spazio sotto forma di energia. Sezionando il Sole, possiamo ricostruire il percorso di questa energia. Dal nucleo bianco incandescente impiega 1 milione di anni a raggiungere la superficie. Poi, quella stessa energia impiega solo 8 minuti e mezzo a percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra, dove noi la chiamiamo luce solare. L'analisi spettrografica consente agli astronomi di conoscere la composizione dei corpi astrali. Il Sole è per il 73% idrogeno e per il 24% elio, più un 3% di altri elementi più pesanti. Questa, che potremmo impropriamente definire la superficie del Sole, è la fotosfera gialla, temperatura circa 6.000 gradi, e sopra di essa si innalzano i fuochi d'artificio della cromosfera rossa. Osservando la fotosfera si vedono gas bollenti che affiorano in superficie, mentre i gas più freddi sprofondano. Ciascuna bolla ha le dimensioni della Francia. Questo non è un girasole, ma una macchia solare. Queste aree scure compaiono periodicamente sulla superficie del Sole e sono più fredde della fotosfera circostante. Questa macchia è abbondantemente più grande dell'intero pianeta Terra. Un gruppo di macchie solari. Tipicamente si formano nell'arco di una decina di giorni e spariscono in 2 settimane. Qui la nostra stella mostra una discreta attività di macchie solari, ma a periodi la sua superficie ne appare completamente priva. Le macchie solari sono segno di attività magnetica, mostrano dove le linee di forza scaturiscono dal Sole e dove rientrano. Il Sole agisce come un irrigatore per il giardino che irrora lo spazio circostante con immensi anelli magnetici. Ogni 11 anni circa i poli magnetici si invertono. A mezzo tempo tra le inversioni di polarità, il Sole raggiunge la massima emissione magnetica, le cui linee di forza sono generate dalle masse gassose immediatamente sotto la superficie. La superficie ruota a velocità diverse. All'equatore compie una rotazione completa ogni 26 giorni, ai poli ogni 37. Questo fenomeno piega e distorce i campi magnetici. Il risultato è un instabile oceano di energia di cui stiamo lentamente scoprendo i segreti.
Nella cromosfera, che potremmo impropriamente definire la bassa atmosfera del Sole, immensi archi di masse gassose si spostano lungo le linee di forza dei campi magnetici. Gigantesche protuberanze si spingono nello spazio, formando archi alti 50.000 chilometri. Colossali eruzioni perforano la superficie. Le protuberanze sono espulsioni di gas infiammati determinate dall'attività magnetica negli strati più profondi. Queste sono protuberanze a getto che si spingono fino a 100.000 km dalla superficie. La Terra viene mostrata in scala per rendere le dimensioni. Ma le eruzioni sono ben più violente e iettano gas con l'energia di 10 milioni di bombe all'idrogeno. Un'eruzione genera un'onda d'urto che corruga la superficie della fotosfera. L'atmosfera esterna del Sole, la corona, è visibile in modo ottimale durante le eclissi totali, quando la Luna oscura il disco solare. La corona è molto calda, fino a 2 milioni di gradi, e si agita vibrando all'unisono con le convulsioni della sottostante fotosfera. Gigantesche eiezioni dalla corona vengono generate dalle più grandi tra le eruzioni che si formano sotto di essa. Questa eiezione è così grande che la materia viene lanciata nello spazio per milioni di chilometri e bombarda di atomi la sonda spaziale SOHO. Quando l'onda d'urto raggiunge la sonda, un crepitio di particelle solari elettrizzate ne mitraglia i pannelli e gli strumenti. Tali particelle in verità vengono emesse in continuazione dal Sole e prendono il nome di vento solare. Intorno alle regioni polari della Terra, le particelle interagiscono con la nostra stratosfera e creano i magici effetti delle aurore. Il Sole conserva ancora molti segreti. Per esempio, non si sa perché la corona raggiunga temperature tanto elevate. La temperatura nel nucleo interno del Sole è di 15 milioni di gradi, in superficie è di soli 6.000 gradi, eppure nella corona risale a 2 milioni di gradi. La causa potrebbe essere l'energia magnetica, ma è tutto da dimostrare. Sappiamo che il Sole palpita, ma non sappiamo perché. Le sue profonde pulsazioni vengono misurate dalla sonda SOHO e forniscono un'immagine attendibile dell'interno del Sole. Inoltre, permettono di capire come il Sole cambia forma. La SOHO, che viene utilizzata in cooperazione dagli enti astronautici americani ed europei, sta rivelando giorno dopo giorno cosa pulsa sotto quella superficie agitata. È stato scoperto, per esempio, che correnti a getto sferzano l'interno del Sole, le più potenti appena sotto la superficie. E ci sono anche uragani, grandi come l'intero pianeta Terra, che soffiano vicino ai poli con venti a 500.000 km all'ora. Tra 5 miliardi di anni il Sole rimarrà a corto di idrogeno. Inizierà ad espandersi. Da un diametro di 1.400.000 km si gonfierà a 200 volte l'attuale misura e diventerà una stella gigante rossa. I pianeti più vicini evaporeranno. Mercurio, Venere e la Terra. Poi inizieranno le convulsioni. Come anelli di fumo, il Sole emetterà delle nebulose. L'incandescente nucleo bianco verrà esposto e il Sole collasserà alla dimensione della Terra, diventando una stella nana bianca. Dei pianeti interni, solo Marte sopravviverà su un'orbita solitaria. E infine, il Sole si spegnerà come stella nana nera, svuotata dalla sua energia, morta. All'inizio della formazione del Sistema Solare, vi era solo un immenso vortice di gas e di polveri.
A poco la materia si raggrumò. Le parti più piccole di materia venivano attratte in aggregazioni sempre più grandi. Si stavano formando i pianeti. 4,5 milioni di anni dopo, questo è Mercurio, il pianeta più vicino al Sole. All'esterno dell'orbita di Mercurio, altri tre piccoli mondi rocciosi: Venere, il pianeta Terra e Marte. Più lontane, le grandi masse gassose di Giove e di Saturno con i suoi anelli. Ancora più all'esterno, i pianeti lontani: Urano, Nettuno e Plutone. Poi i detriti ghiacciati della cintura di Kuiper. Queste sono le briciole del Sistema Solare, le comete della nuvola di Oort, palle di neve antiche quanto i pianeti. Infatti, è così che il Sistema Solare si è in un certo senso stratificato. Mercurio e gli altri pianeti interni si sono formati con la condensazione degli elementi più pesanti, mentre solo i più leggeri sono giunti alla fascia di Giove e oltre. Condensandosi più vicino di tutti al Sole, Mercurio è solido come roccia. Una nitida sera sulla Terra. Mercurio è a destra, Venere è in alto, attraversano il cielo, bassi sull'orizzonte. Mercurio è piccolo e il più difficile da osservare. Infatti, poiché la sua orbita è interna a quella della Terra, ci appare sempre immerso nella luce diurna o crepuscolare. Ritornando sulla Terra, appare chiaro il perché. Noi vediamo solo una parte della sua stretta orbita intorno al Sole. Venere, il secondo pianeta più vicino al Sole, impiega 225 giorni a completare un'orbita, mentre a Mercurio ne bastano 88. In superficie, Mercurio è come la nostra Luna, spoglio, roccioso, segnato dai crateri, ma internamente, come la Terra, ha un nucleo ricco di ferro grande quanto la Luna. Composto al 70% di ferro, Mercurio, dopo la Terra, è il più denso dei pianeti. Dal Sole, perno centrale del Sistema Solare, Mercurio dista mediamente 58 milioni di chilometri. Dalla Terra è molto più lontano e sinora abbiamo mandato una sola sonda spaziale ad esplorarlo. Novembre 1973, missione Mariner 10, decollo per un pianeta scomodamente vicino al Sole. Le configurazioni delle orbite sono particolarmente favorevoli, tanto che il Mariner impiega solo 3 mesi per raggiungere Venere. L'attrazione gravitazionale di Venere viene sfruttata come fionda per lanciare la sonda verso Mercurio. Il primo incontro avviene nel marzo del 1974. Il Mariner compie 3 passaggi su Mercurio e queste sono le fotografie che ha scattato. Mercurio appare bersagliato di cicatrici e scorticato dal Sole, un paesaggio di antichi crateri, canyon e bacini prosciugati. Questo è un lato di Caloris, luogo di impatto di un asteroide che ha generato un bacino con più crateri concentrici largo 1300 km. Responsabile della sua formazione è stata una massa di materia primordiale precipitata ad altissima velocità. Bombardamenti di questo genere giungevano a torrenti nella fase iniziale di formazione dei pianeti. Uno schianto di 4 miliardi di anni fa. In alto a destra è Zola, un cratere d'impatto più piccolo, e qui le cicatrici lasciate dalla materia eiettata dal cratere dopo l'urto. Questi crateri sono spaccati da una gigantesca faglia.
Mercurio è venato di fratture, molte delle quali sono risultato del grande impatto di Caloris, che potrebbe anche aver generato questa piattaforma lavica, roccia fusa sgorgata dal sottosuolo. Gran parte delle pianure, comunque, si sono formate in data successiva all'impatto di Caloris, quando dalle fratture nella crosta superficiale sgorgarono vasti mari di lava. In contrasto, le alture di Mercurio hanno forme molto aspre. L'epoca che vide la formazione di queste pianure è durata 1 miliardo di anni. Poi, negli ultimi 3 miliardi, non c'è stata alcuna attività vulcanica. Mercurio è inerte, il suo interno è solidificato. Gli unici eventi che ne alterano la superficie sono sporadici impatti di asteroidi, come questi. La freccia mostra quanto lentamente Mercurio ruoti sul suo asse. Gira solo 1,5 volte per ogni sua orbita intorno al Sole. Questo determina un calendario pazzo. Infatti, il giorno su Mercurio dura il doppio di un anno. Per la precisione, il giorno dura 176 dei nostri giorni terrestri, mentre l'anno solo 88. Ancora più curioso, stando su Mercurio, è veder variare la dimensione apparente del Sole a causa del variare della distanza del pianeta dal Sole. Mercurio, infatti, ha un'orbita ellittica molto allungata. Il Sole appare più grande quando si avvicina, mentre nel punto più lontano dell'orbita si riduce della metà. E c'è un altro fatto singolare, dovuto alla gravitazione. Ogni volta che passa vicino al Sole, Mercurio accelera e poi rallenta di nuovo. Il risultato è che su certi punti del pianeta il Sole sorge 2 volte. La prossimità al Sole significa che Mercurio è un pianeta molto caldo. A mezzogiorno all'equatore può raggiungere 430 gradi centigradi. L'escursione termica tra il giorno e la notte può raggiungere i 600 gradi centigradi, la più ampia di tutto il sistema solare. A mezzanotte, sulla faccia buia, la temperatura può toccare i 170 gradi centigradi sotto zero. Considerate le altissime temperature, è sorprendente che alcuni astronomi ritengano che su Mercurio esista comunque del ghiaccio, in qualche modo protetto dall'azione del Sole. La mappatura radar effettuata dai radiotelescopi indica la presenza di ghiaccio su entrambi i poli. Se c'è del ghiaccio, può essere stato portato anche da comete e può essere che si conservi in zone perennemente in ombra, nella profondità di crateri vicini ai poli. Ma la conferma finale deve attendere una seconda missione su Mercurio. Le osservazioni con grandi strumenti ottici sono impossibili perché il pianeta è troppo vicino al Sole e nessuno si prenderebbe la responsabilità di mettere a repentaglio gli strumenti del telescopio spaziale Hubble puntandolo su Mercurio. Con un diametro appena sotto i 5.000 km, Mercurio è il più piccolo dei pianeti interni. Ha un'atmosfera talmente rarefatta che si potrebbe definire inesistente e un campo magnetico che è solo 1/100 di quello terrestre. Quasi tutto ciò che sappiamo di Mercurio lo dobbiamo alla sonda Mariner 10, una missione che ha lasciato ancora da fotografare più di metà del pianeta, come si vede dagli ampi buchi nelle mappe. Venere, il pianeta velato. Venere, soffocato dallo smog, da un'atmosfera di anidride carbonica che annienta ogni forma di vita.
Venere, plasmato dai vulcani. Venere, dove notte e giorno la temperatura è sempre di 480 gradi centigradi. Eppure, la luce del sole non può penetrare questi cieli velenosi. Venere è il più strano dei pianeti. Ruota su se stesso una volta ogni 243 giorni, ma la sua atmosfera nuvolosa ne impiega solo 4, spazzando quindi la superficie con venti violentissimi. Con un diametro di oltre 12.000 km, ha quasi le dimensioni della Terra, eppure non potrebbe essere più diverso. Un tempo, forse, Venere è stato simile alla Terra, con oceani, continenti e cieli azzurri. Ma allora, cosa è accaduto a questo pianeta sfortunato? Cosa ha oscurato il suo cielo? E perché ruota contromano rispetto agli altri pianeti? Dalla Terra, Venere appare di gran lunga il più luminoso degli astri, dopo Sole e Luna, ben inteso, ed è osservabile come Mercurio dopo il tramonto e prima dell'alba. Né Venere né Mercurio si alzano molto sopra l'orizzonte. La ragione risiede nelle loro orbite, interne rispetto a quella della Terra. Mercurio corre velocemente intorno al Sole, mentre Venere, molto più all'esterno, è più lento. Il suo anno è lungo 225 giorni. La sua orbita dista mediamente dal Sole 108 milioni di chilometri. Occasionalmente Venere transita tra la Terra e il Sole. Nel 1769 l'esploratore e navigatore James Cook osservò un transito di Venere sul disco del Sole che diede inizio alle moderne misurazioni dell'universo. Le sue osservazioni effettuate nel Pacifico furono confrontate con altre misurazioni compiute in altre località e con semplici calcoli trigonometrici la differenza di latitudine rivelò la distanza tra la Terra e il Sole. Lo studio della superficie di Venere ebbe inizio solo 20 anni dopo l'invenzione del radar, quando questo strumento fu abbastanza evoluto per inviare segnali attraverso le dense nuvole venusiane. Gli astronomi ottennero le prime immagini della superficie e con queste scoprirono che Venere ruota in senso opposto agli altri pianeti. Nel 1966 iniziò l'esplorazione, per mano dei russi, che iniziarono ad inviare sonde in grado di atterrare sul pianeta, le missioni Venera, che rivelarono un'atmosfera 90 volte più densa di quella terrestre. Diverse sonde andarono distrutte. Poi, finalmente, una sonda ad atterraggio morbido trasmise queste immagini. Queste sono lastre fratturate di lava. Il paesaggio di Venere appare eminentemente vulcanico. Le immagini vengono trasmesse alla Terra appena prima che le camere vadano distrutte, perché poche apparecchiature sopravvivono qui e tantomeno potrebbero sopravvivere gli esseri umani. Se noi mai riuscissimo a raggiungere la superficie di Venere, saremmo schiacciati dalla pressione atmosferica e per completare lo scenario da film dell'orrore, le nuvole più alte sono intrise di acido solforico. Su questa mappa radar appaiono alcuni dei punti di atterraggio delle missioni Venera. Vi compare un pianeta di grandi pianure con poche montagne. Mentre sulla Terra i movimenti tettonici hanno creato 7 zolle continentali, Venere ne ha solo 2. Nel 1990 viene il turno della sonda americana Magellano, progettata per cartografare Venere. La nuova navicella della NASA assicura un grande salto di qualità nelle immagini. Le mappe radar diventano vive. Possiamo virtualmente vedere la superficie e volare sul pianeta. In queste elaborazioni a computer, le alture sono volutamente esagerate e i colori sono solo ipotizzati, ma per il resto la ricostruzione è accurata. Orbitando intorno a Venere, la sonda trasmette alla Terra i dati per una quasi completa mappatura della superficie, utilizzando un radar per le immagini e un altimetro per misurare le quote. 3 crateri da impatto di meteoriti,
rari su Venere perché solo gli asteroidi più grandi riescono a raggiungere la superficie. Gli altri vaporizzano per l'attrito nella densissima atmosfera. Striscia dopo striscia, immagine dopo immagine, la Magellano completa il ritratto del pianeta cieco. Vulcani con fiumi di lava incandescente. Il cratere Cleopatra, con rivoli di lava che fanno breccia nel suo anello. Ovunque emergono tracce di attività vulcanica. La Magellano ha quindi confermato che Venere è il pianeta vulcanicamente più attivo di tutto il Sistema Solare. I vulcani qui hanno eruttato forse per miliardi di anni, ma ancora non sappiamo il perché di un'attività tanto prolungata. E le eruzioni continuano tuttora, aggiungendo zolfo all'atmosfera già tossica. La lava ridisegna la superficie di volta in volta sotto nuovi strati. Vaste aree del pianeta si sono solidificate solo negli ultimi 500 milioni di anni. E nonostante i vulcani, Venere è singolarmente piatto, come un fondo marino spianato dalle correnti. Qui i venti venusiani hanno depositato ceneri provenienti da una cupola vulcanica. Questi affioramenti di lava appaiono schiacciati dalla tremenda pressione dell'atmosfera. Crespelle nello sciroppo di zucchero. Completata la missione di cartografia radar, la Magellano scende in un'orbita più bassa per affrontare un nuovo compito, la mappatura gravitazionale. Oscilla nella sua orbita perché le rocce di diversa densità esercitano forze gravitazionali diverse. In questo modo, la sonda analizza la struttura e la composizione del sottosuolo. Più profondamente, all'interno, Venere è simile alla Terra, quasi la stessa densità, stessa crosta, stesso mantello, stesso nucleo. Il nucleo è solido, probabilmente composto da nickel e ferro. Ma a differenza della Terra, la parte esterna del nucleo non è allo stato fuso. Come risultato, oggi Venere ha pochissima attività magnetica. Nell'ottobre del 1994, il fantastico viaggio della sonda Magellano giunge bruscamente al termine, quando si infila in picchiata nelle nuvole venusiane come un aereo kamikaze. Venere, la Terra e Marte delineano l'area che possiamo definire abitabile del Sistema Solare. Venere si trova al limite interno della fascia, vicino al Sole. Ci si domanda ovviamente se in passato può aver avuto acqua, oceani e continenti. Probabilmente miliardi di anni fa era così. Una teoria sostiene che il Sole, molto più vicino e caldo che sulla Terra, ha lentamente fatto evaporare i mari. Il vapore acqueo ha saturato l'atmosfera e negli strati più alti l'azione del Sole ha scisso le molecole di acqua. L'idrogeno va in parte disperso nello spazio. Con l'anidride carbonica rilasciata dagli oceani, l'atmosfera si spessisce, il calore rimane intrappolato, si crea un fulmineo effetto serra e il pianeta rimane chiuso come in una gigantesca pentola a pressione. A 150 milioni di chilometri dal Sole c'è un bellissimo pianeta blu. Questo fragile gioiello vagante nello spazio è la nostra casa, il terzo pianeta più vicino al Sole e il primo con un satellite. A rendere unica la nostra Terra è l'abbondanza di acqua.
Oltre il 70% della sua superficie è coperta dagli oceani e la sua atmosfera è carica di vapore acqueo. C'è anche grande abbondanza di ghiaccio. Dove non c'è acqua si estendono i deserti, ma dove ce n'è, la vita prorompe rigogliosa in milioni di forme. Per quanto ne sappiamo, la Terra è l'unico pianeta dove esiste la vita, ed è la vita a rendere il pianeta blu così speciale. Nella fucina primordiale che formò il Sistema Solare, la Terra non aveva né acqua né vita. Era una massa di roccia fusa. 4,5 miliardi di anni dopo, gli elementi più pesanti sono sprofondati al centro. Il nucleo interno è solido, composto di ferro e nichel. Intorno c'è il nucleo esterno, fuso, e ancora più fuori, il mantello. La conoscenza della struttura interna della Terra è resa possibile dallo studio delle onde sismiche. Le onde primarie, in giallo, attraversano il nucleo, le onde secondarie, in blu, vengono bloccate. Il campo magnetico della Terra e il suo polo nord magnetico vagante sono dovuti al fatto che il nucleo ferroso interno galleggia nella massa fusa del nucleo esterno. Se i poli si invertissero, come è successo in passato, sarebbe il caos per miliardi di uccelli che si orientano con il magnetismo. Il magma incandescente spinge attraverso il mantello esterno per infiltrarsi sotto la crosta. L'effetto, in superficie, è la deriva dei continenti. La prova è in fondo agli oceani. Catene montuose sottomarine si formano dove il magma affiora dal mantello, insinuandosi tra le zolle continentali e spingendole lateralmente. Svuotando gli oceani, vedremmo chiaramente le zolle continentali. Alcune convergono, altre si allontanano. Lungo le linee di confine tra le zolle eruttano i vulcani. Si ritiene che la vita abbia avuto inizio qui, nel tepore vicino alle bocche sottomarine. Sulle terre emerse, la vita si è evoluta nelle piante verdi che, rilasciando ossigeno, hanno trasformato un'atmosfera inizialmente velenosa in aria respirabile. Quando i gas tossici della nostra atmosfera primordiale si condensarono, iniziarono a cadere le piogge. Nel corso di milioni di anni, le paludi divennero laghi e i laghi divennero oceani. Oggi coprono oltre il 70% del pianeta. Le acque bloccano l'anidride carbonica, regalandoci un'atmosfera composta per un quinto di ossigeno e 4/5 di azoto. Altre magie sono all'opera. Di notte le stelle sembrano viaggiare nella volta celeste, ma è un'illusione. È l'effetto della rotazione della Terra sul suo asse, un giro completo ogni 24 ore che ci offre il giorno e la notte. Al solstizio d'inverno, quando il sole tocca il punto più basso, tramonta a sud-ovest. E questo è l'effetto sulle calotte ghiacciate visto dal satellite. Gli oceani influenzano notevolmente il nostro clima. Le correnti vagano per i mari portando grandi masse di acqua tiepida o fredda a distanze di molte migliaia di chilometri. Ma fondamentale per il clima è il sole. All'equatore, dove l'irradiazione luminosa è più intensa, causa l'innalzamento di masse di aria calda e umida. Questo genera tre grandi sistemi di rotazione dell'atmosfera tra l'equatore e i poli. Aria che sale e scende. Da qui scaturiscono i venti.
Se la Terra non ruotasse, soffierebbero solo da nord e da sud, ma siccome ruota, vengono deviati anche verso est e verso ovest. Il Nord Africa è arido perché vi discendono masse di aria secca, mentre a nord e a sud del Sahara l'aria prevalentemente sale. La corrente del Golfo, scorrendo in direzione nord-est attraverso l'Atlantico, porta acqua tiepida dai Caraibi a lambire le coste nord-occidentali dell'Europa. Particolarmente fortunata è la Gran Bretagna, che senza la corrente del Golfo avrebbe il clima della Finlandia. Grazie al costante afflusso di acqua tiepida dai Caraibi, il clima dell'Europa è mite, anche se instabile. Dalla parte opposta dell'Atlantico, alla stessa latitudine, gli inverni sono rigidissimi e senza corrente del Golfo, fiumi e mari congelano. Quando l'oceano e il sole si alleano, creano tifoni e uragani. Si formano al largo, da grandi masse di aria umida riscaldata dal sole dei tropici. L'aria ruota in spirale sempre più velocemente, toccando punte di 300 km orari. E se sfiora il suolo, questo è l'effetto. Dal Sud America, un canale di acqua tiepida visibile in rosso si estende nel Pacifico. È opera di El Niño. El Niño è una specie di interruttore climatico. Scatta quando cambiano i venti prevalenti sul Pacifico. A ovest l'oceano si raffredda e a est si riscalda. Cade molta meno pioggia a occidente del Pacifico, molta di più a oriente. Ma gli effetti di El Niño raggiungono praticamente tutto il pianeta. Aumentano le perturbazioni sulla costa orientale del Pacifico fino alla California. Mentre in Indonesia le piogge diminuiscono e gli incendi attaccano le foreste. E l'Australia cade in preda alla siccità. Questo è il nostro vicino di casa nello spazio. È così vicino che vi abbiamo potuto far atterrare 12 uomini e riportarli a casa sani e salvi. La massa della Luna è ben poca cosa in rapporto a quella della Terra, ma ha una serie di effetti importanti sulla vita del nostro pianeta. Le tartarughe marine depongono le loro uova sulle spiagge solo con la luna nuova o con la luna piena, perché le maree toccano il culmine e le uova deposte più in alto sulla spiaggia ricevono la migliore incubazione. La luna non influenza solo le maree, ma anche i cicli biologici della Terra e la misurazione del tempo. L'attrazione gravitazionale della luna provoca un graduale rallentamento della rotazione terrestre, che è passata da 6 ore a 24. Tra qualche miliardo di anni, per effetto della Luna, la giornata terrestre durerà 50 e più volte l'attuale. Con un diametro di circa 12.700 km, la Terra è 4 volte più grande della Luna e ha una massa di 80 volte superiore. Compiendo 12 volte il giro del mondo intorno all'equatore, si percorre la distanza tra la Terra e la Luna. Queste sono le fasi della Luna. Si tratta semplicemente di effetti d'ombra, dovuti al fatto che solo metà della sfera lunare è illuminata dal Sole. Durante i 27 giorni che la Luna impiega per completare la sua orbita, metà della sua superficie è costantemente illuminata, come potrebbe ben vedere un osservatore dallo spazio. Ma la superficie illuminata che noi vediamo dalla Terra cambia giorno per giorno in questo modo. A
Anche se il Sole ha un suo ruolo minore, le maree sono causate principalmente dalla Luna. Questa ripresa a cadenza intervallata comprime 6 ore in pochi secondi, ovvero l'intervallo tra la bassa e l'alta marea. In tutto il mondo, due volte al giorno, le maree si alzano e si abbassano per via dell'attrazione gravitazionale che la Luna esercita sulle acque degli oceani. Mentre la Terra ruota, le acque si innalzano sulla faccia rivolta verso la Luna e si abbassano sui fianchi. E proprio questo continuo spostamento di masse acquatiche causa il rallentamento della rotazione della Terra. Simultaneamente, la Luna si allontana dalla Terra e la sua orbita passerà dagli attuali 27 giorni a 47 e più. C'è anche un altro effetto che la Luna determina sulla Terra: fa oscillare l'asse di rotazione terrestre. Ciascuna oscillazione dura circa 26.000 anni e per questa ragione la stella polare nell'antichità non era la stessa di oggi e cambierà ancora domani. Nella fase primordiale di formazione del Sistema Solare, l'impatto di un corpo planetario, forse delle dimensioni di Marte, contro la massa incandescente della Terra, causò l'espulsione nello spazio di un anello di detriti che si ritiene abbia poi formato la Luna, accorpando frammenti di crosta e mantello terrestre con asteroidi che fioccavano da ogni parte nel caos primordiale. Così doveva apparire la neonata Luna. 4,5 miliardi di anni dopo porta ancora le cicatrici di quegli impatti, le aree più scure, i cosiddetti mari della Luna. Hanno preso quell'aspetto perché l'interno della giovane Luna è ancora liquido, come il contenuto di un uovo. Così, quando la sottile crosta viene sfondata da un asteroide, il cratere si riempie di lava sgorgata dal sottosuolo, la quale si solidifica formando un mare di roccia scura. Questi affioramenti di lava cessarono poco più di 3 miliardi di anni fa, quando l'interno della Luna si solidificò. Questa è la superficie odierna. Intoccata dall'erosione di acque e venti e spoglia di ogni vegetazione, la superficie conserva fedelmente i segni di migliaia, milioni di impatti di asteroidi e meteoriti. L'unica erosione a cui sono sottoposti gli antichi crateri è quella di nuovi impatti e altri crateri. Vi sono perfino doppie e triple sovrapposizioni di crateri successivi. Questo, dal diametro di 90 km, è martoriato da molti impatti successivi. Come un sassolino lanciato nel fango. Questo è il cratere a raggiera di Tycho. A confronto con crateri molto più antichi, scuriti dal Sole, i crateri a raggiera sono più chiari e più recenti. I raggi sono causati dalla dispersione dei frammenti di un impatto e rappresentano le aree più chiare della superficie lunare. La valle alpina non è in realtà una valle, ma una grande faglia che attraversa le Alpi lunari. Le crepe più piccole sono chiamate fiumi e potrebbero essere antichi canali di scorrimento della lava. Il contrasto tra piatti mari e dirupati altipiani. Planiamo verso le Alpi, sopra il cratere scuro di Platone. La Luna è un posto desolato, spoglio, completamente privo di atmosfera e di vita. Di giorno le temperature toccano i 120 gradi e di notte piombano a meno 160, e la forza di gravità è soltanto un sesto di quella terrestre. Nel 1969 gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin si dirigono verso la Luna. È la missione Apollo 11. Tre
Tre giorni e mezzo dopo, Armstrong e Aldrin discendono dalla loro orbita lunare con il modulo d'atterraggio. Armstrong sfiora i crateri in cerca di un luogo sicuro per atterrare. È un momento storico. Vi sono state 6 missioni Apollo sulla Luna, conquiste incredibili. Hanno però avuto più valore spettacolare che scientifico. Alla fine di ciascuna missione, dopo aver riportato gli astronauti sulla navicella in orbita, il modulo di atterraggio viene fatto precipitare sulla superficie. Gli impatti fanno risuonare la Luna come una campana, indicando che immediatamente sotto la superficie vi è uno strato di roccia polverizzata. Il nucleo interno è solido, principalmente ferroso. Gli astronauti hanno riportato sulla Terra oltre 380 kg di campioni minerali. È il 1998, l'anno della missione Lunar Prospector. Guidata da queste mappe geologiche rilevate in precedenti missioni, è alla ricerca di ghiaccio lunare. Quest'immagine lasciava intuire la possibile presenza di ghiaccio. Il circolo è il bacino di Aitken, una gigantesca depressione al polo sud. I sensori della sonda confermano l'intuizione. Nel bacino ci sono milioni di tonnellate d'acqua congelata e impregnata di polveri e rocce. La stessa cosa viene verificata al Polo Nord. Gli ultimi astronauti hanno lasciato la Luna nel 1972, ma con la presenza dell'acqua ormai confermata, altre missioni umane vi faranno ritorno. Dove noi la chiamiamo luce solare. L'analisi spettrografica consente agli astronomi di conoscere la composizione dei corpi astrali. Il Sole è per il 73% idrogeno e per il 24% elio, più un 3% di altri elementi più pesanti. Questa, che potremmo impropriamente definire la superficie del Sole, è la fotosfera gialla, temperatura circa 6.000 gradi, e sopra di essa si innalzano i fuochi d'artificio della cromosfera rossa. Osservando la fotosfera si vedono gas bollenti che affiorano in superficie, mentre i gas più freddi sprofondano. Ciascuna bolla ha le dimensioni della Francia. Questo non è un girasole, ma una macchia solare. Queste aree scure compaiono periodicamente sulla superficie del Sole e sono più fredde della fotosfera circostante. Questa macchia è abbondantemente più grande dell'intero pianeta Terra. Un gruppo di macchie solari. Tipicamente si formano nell'arco di una decina di giorni e spariscono in 2 settimane. Qui la nostra stella mostra una discreta attività di macchie solari, ma a periodi la sua superficie ne appare completamente priva. Le macchie solari sono segno di attività magnetica, mostrano dove le linee di forza scaturiscono dal Sole e dove rientrano. Il Sole agisce come un irrigatore per il giardino che irrora lo spazio circostante con immensi anelli magnetici. Ogni 11 anni circa i poli magnetici si invertono. A mezzo tempo tra le inversioni di polarità, il Sole raggiunge la massima emissione magnetica, le cui linee di forza sono generate dalle masse gassose immediatamente sotto la superficie. La superficie ruota a velocità diverse. All'equatore compie una rotazione completa ogni 26 giorni, ai poli ogni 37. Questo fenomeno piega e distorce i campi magnetici. Il risultato è un instabile oceano di energia di cui stiamo lentamente scoprendo i segreti. Nella cromosfera, che potremmo impropriamente definire la bassa atmosfera del Sole, immensi archi di masse gassose si spostano lungo le linee di forza dei campi magnetici.
gigantesche protuberanze si spingono nello spazio, formando archi alti 50.000 chilometri. Colossali eruzioni perforano la superficie. Le protuberanze sono espulsioni di gas infiammati determinate dall'attività magnetica negli strati più profondi. Queste sono protuberanze a getto che si spingono fino a 100.000 km dalla superficie. La Terra viene mostrata in scala per rendere le dimensioni. Ma le eruzioni sono ben più violente e iettano gas con l'energia di 10 milioni di bombe all'idrogeno. Un'eruzione genera un'onda d'urto che corruga la superficie della fotosfera. L'atmosfera esterna del Sole, la corona, è visibile in modo ottimale durante le eclissi totali, quando la Luna oscura il disco solare. La corona è molto calda, fino a 2 milioni di gradi, e si agita vibrando all'unisono con le convulsioni della sottostante fotosfera. Per gli antichi era un dio. Per noi è la centrale termica del Sistema Solare, un colosso incandescente che genera luce, calore e vita. La storia del Sole ha inizio oltre 5 miliardi di anni fa. Una stella gigante rossa sta morendo. Esplode come una supernova e l'onda d'urto si propaga nello spazio in forma di una nube di idrogeno. La nube poi collassa, formando anelli di materia gassosa e di polveri. Al centro si accende una fornace nucleare. Il Sole è nato. E con esso anche i 9 pianeti del Sistema Solare. L'impero del Sole è come una bolla, è chiamata eliosfera. Dentro di essa il Sole regna supremo, fuori c'è lo spazio interstellare. Infatti, il Sole è una stella e, come tale, è un serbatoio di energia. Riscalda e illumina il nostro mondo e quasi tutte le nostre forme di vita dipendono da esso. L'energia che noi ricaviamo dai combustibili fossili non è altro che luce solare immagazzinata, energia che nutrì le piante milioni di anni fa. Com'è fatta esattamente la nostra stella, il Sole? Nella profondità del suo nucleo, a 15 milioni di gradi centigradi, è un reattore nucleare che trasforma idrogeno in elio. Ogni secondo il Sole perde 4 milioni di tonnellate di massa, che viene rilasciata nello spazio sotto forma di energia. Sezionando il Sole, possiamo ricostruire il percorso di questa energia. Dal nucleo bianco incandescente impiega 1 milione di anni a raggiungere la superficie. Poi, quella stessa energia impiega solo 8 minuti e mezzo a percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra.